Un viaggio nella storia e nell'arte della Belle Époque torinese. Il Consiglio regionale ha da poco editato il volume Ritorno a Palazzo Lascaris, scritto dagli storici dell'arte Arabella Cifani e Franco Monetti sull'ex sede del Banco di Sicilia. Gli autori hanno presentato il volume il 26 settembre nella sede del Consiglio regionale, raccontando alcune scoperte relative alle vicende storiche e alla ricchezza decorativa dell'edificio ottocentesco che è stato acquistato nel 2011 dal Consiglio regionale. Con questo atto viene quindi riportata sotto la stessa proprietà la porzione di isolato fra via Alfieri e via Arsenale, che nel XVIII secolo già apparteneva a Palazzo Lascaris. Dottoressa Cifani, ci può raccontare una delle novità, delle scoperte artistiche che emerge dal volume? Sì, certamente. Emerge il valore e l'importanza dell'architettura eclettica torinese dell'Ottocento e la figura di Luigi Beria, questo architetto ingegnere fino ad oggi veramente poco conosciuto, ma di grandissima qualità, in grado di armonizzare le esigenze moderne con quella che era la tradizione architettonica italiana. E soprattutto uno spaccato di storia di fine Ottocento, della Belle Époque torinese, veramente interessante.